Sì, ma non, io l'ho detto anche all'andata, ma lo sanno tutti, ho giocato in tante squadre, però questo fatto qua che i tifosi della Nocerina lo sanno che non è la partita di eccellenza, che io sono allenatore, posso venire da avversario, può togliere quello che sta scritto, dicono, perciò, siccome io sono stato sempre affezionato alla Nocerina, non è perché sono venuto da avversario, sono rimasto, mi sono emozionato, ho salutato con loro e ho fatto il gesto che non è che uno fa un gesto di baciare la maglia perché non devo, non sono un tipo, perché tutti quanti, forse qualcuno un po' più grande di voi si ricorda che io non ho mai leccato nessuno. La gente mi ha voluto bene sempre perché sono stato sempre molto leale e anche un, diciamo, tra virgolette, uno scugnizzo che loro piaceva questo fatto qua. Io ho baciato la maglia perché è la verità, questo lo dico anche per i giovani, perché quando ci sta la storia, i giovani che giocano adesso devono sapere che per giocare bene bisogna guardare anche la storia. La storia di chi ha scritto, tanti di noi che hanno scritto e sono orgogliosi di aver fatto parte della storia della Nocerino. Infatti ho due libri a casa. Gara che ha detto poco, anche noioso il tratto. Ma una gara che noi abbiamo fatto, penso, che abbiamo fatto tra le due partite, abbiamo fatto, penso, benissimo. Per quello che era la differenza tra le due squadre, penso che noi abbiamo fatto più che bene. Avevo anche degli under che non vengono dal settore giovanile della Scafatese. Qualcuno è andato via, io penso che la squadra si è comportata benissimo, ha fatto un'ottima figura, non era facile venire contro la Nocerina e stare in campo anche per cercare di fare il gol. Non sono tanto d'accordo con te perché penso che è stata una buona gara, soprattutto l'atteggiamento della mia squadra. È stato un atteggiamento che ha cercato sì di contenere, stare ben messi in campo, eravamo sempre in partita, siamo stati sempre, però abbiamo anche tentato di fare qualche sorpresa in attacco, no? Per dire, col 7 con Formisano potevamo segnare. All'ultimo tu sai che è il calcio che ti dà e ti toglie, però penso che se Saurino può fare gol là, questo era più del 90esimo. Una partita giocata bene, secondo me. Ho visto come tra Coppa e Campionato state andando bene, da quando è arrivato lei in panchina, comunque sono arrivati sei vittorie tra Coppa e Campionato, quindi diciamo la Scafatese Sì, sta facendo il suo campionato. sono contento che hai notato questo, ma io metto sempre davanti, diciamo che poi il fatto che sono un po' cambiato ultimamente, perché mi è successa una cosa importantissima, quella di aver partecipato al corso a Coverciano. Sono stato, prima facevo più fase offensiva, adesso per dire, ho pensato giusto, d'accordo con i maestri, Olivieri, abbiamo avuto Allegri e tutti, sono stato, mi è venuta l'idea insieme a loro di avere più equilibrio. Oggi la squadra, io sono soddisfatto perché è stata in campo, è stata bene in campo, nonostante avevo qualche giorno, però era ben messa in campo. Io sono rimasto soddisfatto della prestazione perché anche quando ho fatto la sostituzione ho rimesso Saurino in attacco e ho tolto il ragazzino il 98 centravanti, ho messo Saurino proprio per cercare perché Saurino è uno che attacca gli spazi e mi è capitato l'azione, no, con Saurino. Perciò io sono soddisfatto di me, di come abbiamo affrontato questa squadra e io dico ai miei giocatori che non è facile su questi campi qua. Non è facile che uno si sveglia la mattina e passa sotto passaggio la Nocerina e viene a giocare a coppa su campo, ma al di là dei giocatori, che sono giocatori che possono essere di eccellenza, però non è facile giocare su questi campi, devi avere una personalità, perciò sono contento che sono riuscito a trasmettere la sicurezza a questi giocatori e i miei giocatori hanno fatto penso, un'ottima gara. Stavano bene in campo, hanno giocato bene e hanno dimostrato al pubblico di Nocera che la squadra di Cittadelli in campo c'è stata e ha cercato di prendere la qualificazione. È andata alla Nocerina, complimenti alla Nocerina. Questa è la differenza della gara d'andata, come diceva lei, è vero che magari cercare qualcosa ai calciatori, ma anche i calciatori hanno ascoltato, perché ho visto Saurino soprattutto fare un grande lavoro sull'auto di sinistra. Sì.
di copertura e bravo, di riproposizione. Infatti ho fatto quello che avevo detto prima, sono riuscito con le mie parole, gli ho chiesto a Saurino di fare questo tipo di lavoro, perché dovevo lanciare il 98, far giocare il 98 centravanti, che tu sai bene che è un ragazzino, no? 98, 17 anni, poi giocare in attacco non è facile, tu puoi giocare in tutti i ruoli, no? È tutto normale, tranne il portiere e l'attaccante, dove tutti quanti. Il ragazzo se l'è cavata abbastanza bene. E Saurino ha fatto, giustamente come hai notato, ha fatto bene, vuol dire, è stato nei quattro, ma io già in Serie D a Ischia avevo Saurino e lo facevo giocare in quel modo là, che giocavo col 4-2-4 con Saurino e Savio a destra e a sinistra, capito? Con Mazzè e Sarli. Allora era... Si avrà anche qualche spazio in più, a differenza della partita della squadra dove operava da centravanti, ma fisicamente non è un centravanti. No, infatti... Partendo più da dietro non riesce a essere... Infatti Saurino, vuol dire, diciamo che in questa categoria può giocare anche d'attacco, può giocare dappertutto perché è bravo, però... esterno, con una squadra organizzata bene, esterno, lui è uno che se si sacrifica ti fa quel tipo di partita, senza che sia, tranne quel gol che secondo me doveva, e infatti non so se uno l'ha notato perché lui mi ha detto mister ma da solo avanti, allora io ho fatto il gesto, mi sono tolto la giacca però per andare a fare una passeggiata, non per andare in campo. Ciao. Mister, insomma, tante indicazioni positive viste di questo finale di campionato. Sì, in bellezza, l'obiettivo è quello, insomma. Noi dobbiamo chiudere in bellezza quest'anno e dobbiamo sperare che il presidente ci fa qualche regalo, perché dobbiamo, come io sono venuto perché il presidente mi ha chiamato personalmente, non sono andato ad allenare perché raccomandato da qualcuno oppure per dire da qualche sponsor, io vado ad allenare quando mi chiamano, perché metto al di là della competenza, ma penso la voglia e la passione di che metto in campo e cerco di trasmettere ai giocatori, al di là di metterli in campo. Il presidente mi ha detto di riuscire a risollevare questa squadra, io lo sto facendo, lo voglio fare ancora di più e spero che lui mi dia anche qualche giocatore in questo tra i svincolati, perché ci possiamo divertire. L'anno nuovo deve essere un'annata che la squadra importante, che mi gioca sempre da squadra, capito? Mi gioca, deve avere un'anima, ancora devo riuscire a trasmettere bene quest'anima. Qualche richiesta in particolare, visto che ha parlato di mercato, qualche ruolo in particolare? Sì, almeno qualche attaccante. Presidente, qualche attaccante, perché tu sai, poi tenendo i giovani li metti sotto, tu sai che io faccio una volta alla settimana, mi diverto a insegnare il calcio solo agli under, faccio l'allenamento solo per gli under e non è che mi pagano a parte. Dico, però lo faccio perché mi piace che qualche giocatore, per dire, impara qualcosa di più dei giovani, però è normale che se il presidente mi mette qua a disposizione qualche attaccante, sicuramente è ben venga, perché tutti quanti, sai, tu giochi, pure Caramando faceva un bel gioco, però noi la buttavamo dentro. Domenica prossima c'è la possibilità, oltre che per un risultato importante per la tua squadra. Domenica prossima bisogna tenere la testa che io la mia storia lo dico, perché è bello, no, parlare in un posto come Nocera, così lo sanno tutti, lo guardano tutti. La mia storia ha detto sempre che io sono sempre stato in campo, sia da allenatore che da giocatore, che mi sono sempre giocato le partite. Capito? Io vengo accolto bene dove ho giocato, perché io le partite le ho sempre giocate, sempre, sia da allenatore che da giocatore. Quando ho perso sul campo. Cioè, questo è chiaro, così lo sentono tutti, no? Ho l'occasione di dirlo ancora, perché già l'ho detto in qualche altra TV. Io le partite le gioco contro tutti, anche contro la Nocerina, che ne sta nel mio cuore, come anche là è il Sant'Agnello, però ci sono tanti amici, io sono di Sorrento, ma io l'ho sempre giocato contro tutti, sempre. Fa parte proprio della storia mia, che sono adesso 36 anni che non faccio niente, faccio solo calcio, da 36 anni, cioè sono eroe, diciamo, sono un eroe. Grazie. Prima di andare via, mi dici come cuore lo sfera, che Nocerina hai visto in questo momento? Io ho visto una Nocerina che secondo me è una buona squadra, ottima, a parte che mancava pure, non ha fatto giocare subito Marcucci, che è uno che ti mette in difficoltà,
Però secondo me la noce linea che si deve rinforzare, sarebbe deve prendere qualcos'altro per rinforzarsi. Poi dopo è normale che sta dentro può vedere, però io ho visto una buona squadra con giocatori che stimo anche molto, che sono forti, però è normale, questo è un campionato che tutti quanti si stanno rinforzando e penso che anche la nocerina tornerà sicuramente sul mercato, sicuramente.